wearing courage like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. Buonasera, Sarocco di Capodimonte, il Mundialito X Edition, prima giornata, Real Madrid batte 9-2, Gran Nocelle, migliore in campo, Francesco Manna, consegniamo la medaglia, complimenti, ti consegniamo pure i nostri due bigliettini dei nostri due sponsor, fuori dal comune, agenzia di viaggio, 10% sul pacchetto volo e albergo, e Fisiorea, studio medico, visita gratis e 10% di sconto sul trattamento. Qualunque genere. Okay. Francesco, partita che da risultato si può dire facile, ma diciamo è stata in discesa soprattutto dopo la loro espulsione, anche se comunque stavate già sullo 5-6-1 per voi nel primo tempo, avete giocato molto bene, gli avversari forse meno, che comunque loro sono una squadra forte, titolata in questi tornei, però voi subito convinti, a mille dal primo minuto, volete dimenticare diciamo l'eliminazione cocente dell'ultima senza edizione mai perdere. Senza mai perdere dell'ultima edizione. Sì, diciamo che siamo entrati in campo proprio per dimenticare quella semifinale persa qui ai rigori e riniziare lì da dove avevamo finito nei gironi, cioè vincere e vincerle tutte come abbiamo fatto l'anno scorso. Fermo restando che comunque non dobbiamo fare più gli errori che abbiamo fatto anche stasera di distrazione, e dobbiamo crescere anche noi come la squadra avversaria, che è un'ottima squadra, solo che da quello che ho sentito è la prima volta che giocavano insieme, però no, diciamo già da tempo forse un paio di elementi nuovi sì, però devono trovare quell'amalgama un po' come noi, che anche se siamo una squadra che gioca spesso insieme dobbiamo migliorare su determinati aspetti. Va bene, Francesco, vuoi fare un saluto e una dedica speciale a qualcuno? No, voglio ringraziare sempre il mister e tutti i ragazzi per questa prestazione, sperare di vincerle tutte, come già ho sentito dire anche altre squadre che le vogliono vincere tutte, devono prima battere noi e poi dopo se ne parla. Ok, diciamo una sfida dopo sfida nelle vostre interviste, complimenti Francesco, grazie, alla prossima, ciao.